Benvenuti, Chiesa Madre di Avola, stracolma di intervento persone che che oggi hanno partecipato al ci rito vede funebre tutti in memoria insieme di Loredana per Lopiano, l'infermiera di Avola uccisa giovedì l'ultimo dall'ex saluto fidanzato della figlia. a Con una cinque grande coltellate donna, nel con primo banco una hanno preso posto il marito Massimo, le due figlie assolutamente Chiara e Federica. tutto Poi qui gli anziani sei, genitori di tutta Loredana e anche i Sicilia, parenti, molti dei quali arrivati da di Caltanissetta, dover città difendere che ha un visto momento nascere proprio la vittima. particolare della sua vita, Presenti anche i colleghi del reparto di oncologia la dell'ospedale di propria Maria, dove figlia la donna svolgeva servizio da dinanzi a un caposala, il primo ragazzo cittadino che ovviamente. senza pietà Durante il rito funebre Don Maurizio ha detto: non dobbiamo in questo permettere che la nostra momento vita tanti facciamo fiori partire che in dal qualche male, modo, ha ripeto, detto rappresentano anche rivolgendosi alle figlie, quindi Chiara e Federica, la un vostra mamma ha pensiero vissuto la sua vita davanti ai nell'amore, familiari, lasciandola amici, parenti, segnare quotidianamente conoscenti. negli affetti, nella famiglia, nel lavoro, proprio dall'amore. La sua vita e la sua morte sono segnate dall'amore. Non dobbiamo permettere che questa tragedia sia l'epilogo di una vita non vissuta nell'amore, cioè che rimane vivo e forte, e questo dono inestimabile che è stato ricevuto appunto dai figli e dalla famiglia. Non è certamente la morte a spezzare questo amore. Queste le parole di Don Maurizio. Intanto le colleghe l'hanno ricordata come l'infermiera dal cuore d'oro e dall'animo gentile, quella che trova il tempo per donare speranza.